Do il benvenuto a questa occasione di confronto, agli illustri relatori, a tutti coloro che oggi seguono e sono collegati per questa iniziativa di ANCI Piemonte della Consulta Innovazione. L'evento ci darà occasione di confrontarci sull'innovazione come opportunità, e in particolare sul digitale, sullo smart working, che ha permesso di assicurare nel periodo dell'emergenza continuità operativa dei nostri enti, andando a soddisfare quel necessario bisogno, quelle necessità di esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione. Discuteremo oggi di transizione digitale, quindi credo che concorderemo sul fatto che la rivoluzione digitale comporti comunque trasformazioni culturali, concettuali, anche filosofiche e storiche, e quindi sicuramente potremo confrontarci. Penso che occorra essere sempre rivolti ad evitare sistemi frazionati e pensare ad uniformare il più possibile, anche con un nuovo rapporto di necessaria presenza e di lavoro, un nuovo rapporto riguardo all'adempimento burocratico rispetto a quelli che sono i risultati che si intendono ottenere. Abbiamo visto che la potenza dello smart working nel periodo dell'emergenza ha portato tagli a sprechi, ha portato a dei risparmi, ha portato come occasione straordinaria per la pubblica amministrazione a uscire da quella rigidità, quindi sicuramente a sciogliere la rigidità della pubblica amministrazione, l'elefantiasi della stessa. Certo, questa forte spinta la pubblica amministrazione può raggiungere quei traguardi di efficienza e di sostenibilità. Io credo che dobbiamo passare da quello che è stato un ricorso forzato causato dal Covid-19 a cogliere la parte di esperienza positiva con ottenimento di continuità fuori dall'emergenza, con l'aumento della produttività e con quelle che possono essere basi diverse di natura delle varie amministrazioni. Quindi occorrerà avere in modo diverso delle percentuali. Abbiamo visto come nelle norme si è individuato per un progetto a lungo termine, ma comunque una percentuale che deve essere raggiunta. Uno smart working a livello locale, specifico, adatto, quindi sempre più digitalizzato, con esatta individuazione di attività, di esigenze tagliate sul singolo ente. In modalità agile avremo chi potrà effettivamente ottenere grandi risultati con una virtualizzazione del lavoro, che è stata e dovrà essere sempre più un processo positivo, un processo che ci ha portato a risparmi di emissioni di CO2, che ci ha permesso di tagliare dei costi di elettricità e che sicuramente ci ha dato modo di intervenire quando avevamo l'obbligo della chiusura totale. Tutte queste realtà amministrative, noi ANCI Piemonte, è la nostra volontà cercare di estendere e di arrivare il più possibile vicino ai piccoli comuni o alle aree di difficile accessibilità. Quindi pensiamo a una vera opportunità da offrire e garantire a tutti una situazione di rivoluzione, una vera rivoluzione digitale. ANCI Piemonte, con il bravissimo vicepresidente Michele Pianetta, con la struttura di ANCI, ha organizzato negli ultimi anni il premio Piemonte Innovazione, si è impegnato in tal senso, si è impegnata ANCI proprio per arrivare a modificare l'atteggiamento della pubblica amministrazione, dei nostri comuni e per offrire sempre più servizi. Oggi emergeranno dalla nostra discussione spunti, proposte, sicuramente interessantissimi. Sentiremo il ministro e sicuramente avremo occasione di dare delle indicazioni, delle nostre necessità anche per quanto riguarda i costi, delle attrezzature. Nel momento dell'emergenza si è supplito con le strutture dei singoli, del personale, delle singole persone, ma sempre di più noi siamo grati dell'interessamento, in particolare al Ministro. Il decreto semplificazione ha portato e introdotto norme che ci permettono di snellire la pubblica amministrazione, di snellire la burocrazia, e credo che sostanzialmente
Abbiamo visto senza digitalizzazione non c'è semplificazione. Quindi apprezziamo veramente lo sforzo del governo, lo sforzo del ministro per l'eliminazione dell'eccessivo carico burocratico. Cogliamo questa occasione di sentire da persone così qualificate, i relatori che oggi partecipano, perché ognuno possa davvero dare spunti che ci mettano nella condizione di migliorare sempre di più. Con questo ringrazio veramente la partecipazione e lascio in particolar modo al signor Ministro la parola, grato a tutti di essere presenti e di partecipare.